Oggi parliamo di WhatsApp e della possibilità di spiare, tra virgolette, gli accessi delle persone che utilizzano la piattaforma. Non parlo solo dei vostri contatti, parlo di un qualsiasi numero di telefono. Vi farò vedere come ricevere una notifica quando un determinato numero di telefono va online e va offline e come vedere l'orario di ultimo accesso anche se questo utente l'ha disattivato nelle impostazioni di privacy. Lo so, è una cosa che in effetti non è piacevole perché se la facessero ad ognuno di noi non ci piacerebbe che un'altra persona potesse vedere tutti questi dati, ma è una cosa che è possibile fare con un'applicazione specifica disponibile in App Store, quindi con iPhone, un'applicazione che è possibile scaricare gratuitamente, un'applicazione che è possibile utilizzare gratis per un periodo di tempo molto limitato e che poi per essere utilizzata richiede il pagamento di una quota che può essere o annuale o trimestrale. Io sono Dario Caliendo, benvenuti in un nuovo video di Tech Fanpage. L'applicazione che andremo ad utilizzare per effettuare questo piccolo trucco su WhatsApp si chiama Netua, è disponibile gratuitamente in App Store, ma come vi dicevo, per essere utilizzata richiede una sottoscrizione dopo un periodo di prova. Dopo aver scaricato e installato l'applicazione, tutto quello che dovrete fare sarà semplicemente selezionare il più posto in alto a destra e inserire il numero di telefono della persona della quale volete avere le notifiche e le informazioni. Dopo aver inserito il numero, dovrete inserire il nome in modo tale da riconoscerlo e il gioco è fatto. L'utente sarà aggiunto proprio nella schermata principale dell'applicazione, schermata principale dalla quale potrete fare sostanzialmente due cose. Potrete vedere l'orario di ultimo accesso che verrà proprio elencato sotto il nome dell'utente aggiunto, oppure tappando proprio sul nome potrete vedere una sorta di orologio diviso in orari mattutini e orari notturni, grazie al quale potrete vedere nell'arco di 12 ore tutti gli accessi e il tempo che la persona è rimasta online. Fatto questo, praticamente il gioco è fatto, anche se non siete nell'applicazione, quando questa determinata persona andrà online e andrà offline, riceverete anche una notifica che verrà visualizzata proprio come se fosse una notifica normale. Le potenzialità di questa applicazione sono tante ed è chiaro che si basa proprio su alcune falle di sicurezza relative alla privacy di WhatsApp. Come avete visto, in questa applicazione è possibile anche aggiungere un numero di telefono e monitorare l'utilizzo di Telegram, per esempio, ma con Telegram, se l'utente decide di nascondere l'orario dell'ultimo accesso, non funziona neanche con l'applicazione, quindi è chiaro che è un problema alla base di WhatsApp. Io sono Dario Caliendo, l'appuntamento al prossimo video di Tech Fanpage.